perché sono in giuria? Perché finalmente anch'io posso giudicare qualcuno dopo anni e anni di giudizio nei miei confronti. E poi perché sono un amante del cinema, mi sveglio con la televisione, studio la televisione, è proprio il mio foro, il mio buco nel mondo, no? Anche per gli lunghi inverni, le cose, per cui sono cresciuta vedendo quasi due film fin da adolescente, perché mia mamma era una giocatrice di carte, per cui mi mandava con un dado al cinema tutte le sere. E ho mantenuto questa tradizione, per cui anche adesso sono sempre davanti a Sky, a Rai Movie, Cult, e finalmente posso vedere dei gran film in una sala, perché ultimamente non vado più tanto in sala. Sono una che sta molto in casa e cerco di ammortizzare il canone, insomma. Allora, la televisione, come sappiamo, è un mostro che si ciba di una notizia fino all'esaurimento, il suo completo proprio depauperamento. Finché non ha proprio consumato tutta la notizia, non se ne va e sta lì finché c'è ancora curiosità nei suoi confronti. È un male necessario, quindi la televisione. Sempre stata così. Certo che oggi si consuma molto, molto di più il tempo davanti alla televisione. Abbiamo tutti gli anziani, per fortuna, che anche loro usufruiscono di questo mezzo. E beh, gli adolescenti che vengono rimbecilliti, anche loro comunque sempre infatti credo che abbiamo delle fasce orarie anche per guardare la televisione. Cioè, che possiamo fare? È cambiata, non è cambiata? Io la vivo adesso, per cui per me adesso è quasi indispensabile. Devo dire che i primi tre film che ho visto c'era sempre comunque un seriale in mezzo, qualcuno si scappava sempre comunque un cadavere. Per cui sì, molto amore, ma amore e morte, Eros e Thanatos. E per il resto avevo visto delle cose molto interessanti e credo che alcuni si distacchino completamente dal solito genere che vuole la storia dove la diversità viene punita e poi dopo viene rimpiazzata da una gratitudine morale e è bello esserci nel buono e nel cattivo tempo in queste storie, perché comunque sono la vita.